Dottor Forleo, siamo verso la chiusura, purtroppo il tempo vola, ci sarebbe necessario dedicare tanto tempo a questo. Nella vostra classifica, so che qua avete anche dei grafici, è il primo posto, quale regione risulta con più attivi datori? Peraltro a livello nazionale in progressione sono aumentati, così diceva il Ministro dell'Interno, no? Eccolo qua, la grafica. Sì, questi sono i dati censiti dal Viso Pubblico. Come potete vedere, le prime quattro posizioni sono le regioni, diciamo così, a tradizionale presenza mafiosa, se vogliamo definirle così, ovviamente con vari gradi di intensità, ma sono sempre le regioni più colpite dal fenomeno degli atti intimidatori. Poi a scendere si nota il quinto posto della Lombardia, che quel dato che vedete, 46 atti intimidatori censiti, è il più alto mai registrato in una regione del centro-nord da quando effettuavamo il monitoraggio degli atti intimidatori, quindi un'evidenza. E non è neanche un caso che, diciamo così, le regioni del centro-nord più colpite dagli atti intimidatori, vedete Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, sono anche le regioni dove ormai da anni è emersa, certificata non solo la presenza e l'infiltrazione, ma un forte radicamento mafioso. Questa classifica che vedete sostanzialmente nel corso degli anni mantiene quelle prime quattro posizioni pressoché invariate, ma si nota un aumento forte delle regioni del centro-nord che fino a 5 anni fa, come dicevo prima, collezionavano dati molto, molto più bassi. Quello che riteniamo noi è che avendo 9 anni di dati a disposizione, quindi la possibilità di fare ragionamenti un attimino più complessi sul fenomeno, non è tanto che 5 o 6 anni fa al centro-nord si intimidisse di meno rispetto ad oggi. Riteniamo che questa maggiore attenzione, anche mediatica, su questo fenomeno spinge gli amministratori locali non solo a denunciare di più, ma anche ad avere prese di posizioni pubbliche, quindi si moltiplicano i sindaci, gli assessori, in generale l'amministratore locale che denuncia sui social, attraverso un comunicato stampa o comunque rende noto il fatto di aver denunciato, di aver ricevuto una lettera minatoria o segnala quegli atti che fino a qualche anno fa magari potevano essere derubricati come atti semplicemente vandalici, quando, come ha detto giustamente l'assessore Neri, è assolutamente necessario denunciare anche l'atto che può sembrare, Certo. diciamo così, non estremamente grave. Poi è compito della magistratura collegare magari quell'atto a: sono stati dei ragazzini che hanno voluto fare questa goliardata, tra virgolette, o in realtà dietro ci può essere una motivazione che lega l'atto intimidatorio al ruolo pubblico ricoperto Ecco, le dall'amministratore. chiedo solo un attimo, perché so che lei dovrebbe avere anche lì uno schema grafico. La tipologia di intimidazione. Come si contraddistingue? Perché ci possono essere varie tipologie di intimidazione che vengono utilizzate, so che ci sono gli incendi, le minacce verbali, i danneggiamenti, le aggressioni, insomma ce ne sono di vario genere, anche con le armi, con la consegna dei proiettili oppure di altro genere. Sì, adesso recupero questo Sì, dimmi. grafico. Intanto le tipologie, come dicevo prima, sono molto, molto diverse. C'è l'incendio, quindi di auto, di case. Adesso riprendo, ecco qui il dato del centro-nord, di auto, di case, l'invio di lettere minatorie con proiettili, le aggressioni fisiche, l'invio di minacce verbali, quindi faccia a faccia, i social network che sono diventati la prima tipologia di minaccia più utilizzata al centro-nord. Poi vi sono le tipologie più, diciamo così, gravi, che possono essere l'utilizzo degli spari, spari verso case, l'utilizzo di ordigni esplosivi. In più di un'occasione, in questi anni, degli amministratori locali sono rimasti feriti dall'utilizzo di ordigni esplosivi. Eccolo qui, faccio vedere, questo è il grafico che riguarda la tipologia di minacce del Eccolo. centro-nord, quindi possiamo vedere. I social network fino a qualche anno fa neanche li prendevamo in considerazione nel Immagino, monitoraggio. Adesso infatti, in infatti. questi 5 anni ci siamo resi conto che è una tipologia estremamente utilizzata,
diciamo così, l'aggressività che è esplosa in molti territori, quando non trova sfogo faccia a faccia, trova sfogo sui social. Ed è troppo spesso vengono considerate intimidazioni di serie B. È un errore che non va assolutamente fatto, anche perché, come dicevo prima, c'è anche il tipo di intimidazione rivolta attraverso la diffamazione, attraverso le calunnie. Dire che l'amministratore, dire che il sindaco, il consigliere Certo, è diventa un grave. corrotto, è un mafioso, eccetera. E sappiamo perfettamente, e spesso e volentieri, queste intimidazioni e queste diffamazioni non vengono semplicemente fatte su un post, talvolta vengono creati dei Chiaro. fotomontaggi, vengono creati dei video veri e propri, e sappiamo perfettamente quanto può essere facile che queste notizie false Certo. rimbalzino per tanto tempo sul web. No, assolutamente, anzi sono indelebili. Io la ringrazio tantissimo, devo salutarvi, il tempo vola. Assessore, volevo anche lei, l'assessorato che lei riveste, il ruolo che lei riveste, quindi la delega che ha, solo una battuta, un secondo, è utile in questo momento, è importante, dovrebbe essere estesa anche ad altre amministrazioni comunali? Velocissima. Beh, assolutamente sì, le voglio solo dire che in 2 anni e poco più siamo riusciti come amministrazione comunale ed io come diciamo assessore all'anticorruzione a portare la provincia di Verona, la prima provincia in Italia per maggior numero di enti locali comuni aderenti ad avviso pubblico. E di avviso pubblico ci vorrebbe un'altra Eh trasmissione, sì. anzi molte di più, per parlare per tutto quello che fa. Quindi formazione civile contro le mafie, di questo sono molto molto veramente onorata, contenta, fiera. Lunedì prossimo abbiamo un coordinamento provinciale proprio qui a Verona, a Palazzo Barbieri, e conto che dai 31 comuni che adesso abbiamo raggiunto come iscrizione per la provincia di Verona, comprese poi la regione Veneto e la provincia di Verona, conto veramente, in questo sono molto ambiziosa, di arrivare, sfiorare diciamo i 90 comuni. Comunque siamo Perfetto. la prima provincia d'Italia per il maggior numero di adesioni. Questo vuol Perfetto. dire che ci crediamo e che abbiamo fiducia e che il messaggio vuole essere positivo, veramente di speranza. Uniamoci, Benissimo. dobbiamo essere tanti, in tanti, in tanti, in tanti, sì, proprio si può sconfiggere la mafia e la corruzione, perché non è No, vero ma che tutti gli infatti. amministratori sono uguali, sono tutti corrotti. Io vi devo Molti, la lasciare, maggioranza, faremo un sono altro persone appuntamento un'altra volta, quindi ringrazio tantissimo. Lei è volentieri assessore, a vicepresidente disposizione. avviso pubblico, assessore comune di Verona Edi Maria Neri Molto e volentieri. naturalmente Claudio Forleo, curatore del rapporto amministratori sotto tiro. Vi rinviterò in trasmissione, magari lei potrà anche venire fisicamente, non pretendo da Claudio Forleo, poveretto che è un po' distante, ma comunque ci Molto connetteremo volentieri. perché ci tenete aggiornati su queste indagini, soprattutto per sensibilizzare le persone a denunciare. Grazie ancora, buon proseguimento a voi telespettatori. Ci vediamo domani.